Con una buona affluenza di pubblico si è svolto il convegno all'Asilo Ricci di Macerata sul futuro della sanità nell'area vasta 3, organizzato dalla sezione di Macerata dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, con il patrocinio dell'Ordine dei Medici, Comune di Macerata e ASUR. Innanzitutto siamo stati sollecitati perché un po' la gente, un po' anche gli operatori sanitari vivono un momento di insicurezza rispetto al sistema sanitario nazionale, probabilmente per notizie e informazioni non complete, probabilmente anche perché si è in una fase di passaggio e per cui l'incertezza è un po' fattuale alla questione. Poi c'è anche un altro motivo, io credo che in questa fase di passaggio, di snodo, in cui si detterà l'agenda dei prossimi 20 anni, è opportuno cominciare a parlarsi, insomma, a stabilire un tavolo di confronto per capire quali possano essere le possibilità. E poi perché nella nostra città, nel nostro territorio, fino ad oggi l'argomento sanità era un argomento un po' tabù. Noi l'abbiamo tirato fuori dalle catacombe, l'abbiamo scartato dalla naftalina e l'abbiamo portato a una discussione franca, serena, pubblica e non nelle segrete dei palazzi, diciamo, o nelle sedi istituzionali dove il linguaggio è necessariamente, no, cooptato ad una semeiotica abbastanza coperta, diciamo. Gli interventi hanno messo in evidenza i temi di stretta attualità e quindi in primis il ruolo della sanità pubblica, ma anche la tutela dei cittadini.